Ciao a tutti, in questo nuovo video focus vi mostrerò i pendenti e i charm in acciaio. Abbiamo già visto in passato, in un precedente video focus, tutti i componenti e la minuteria in acciaio presenti sul catalogo di Hobby Perline. Questi invece tutti i soggetti presenti nella categoria charm sotto la voce pendenti e charm in acciaio. Come potete vedere, si spazia molto, si va dalle figure geometriche ai soggetti naturali, gli animali, le foglie, e passando poi per dei veri e propri pendenti, diciamo, charm di dimensione molto più grande, come possono essere questa linea qui. Sono tutti molto luminosi, il colore è anche più brillante, diciamo, più specchiato rispetto a quello che probabilmente si vedrà nel video. E questa serie qui, diciamo, questi nella fascia più alta del monitor, hanno tutti un gancio per pendente già applicato, che all'occorrenza si può rimuovere, ovviamente. Mentre qui abbiamo degli altri soggetti che non hanno appunto un gancio per pendente, ma hanno l'anellino saldato, ovviamente, sul soggetto per poterli poi utilizzare nelle vostre creazioni. In questo caso i soggetti sono un po' più piccolini, come potete vedere, si va da 10 mm in su e il pendente in sé o comunque l'oggetto in sé, il componente, è anche più fine rispetto a quelli di questa linea. Infatti, mentre per questi soggetti la confezione è sempre da un pezzo, per questi qui invece abbiamo confezione da più pezzi, da 4 pezzi in su. Un'altra differenza, diciamo, fra la tipologia di pendenti che ha il gancio applicato e questi nella parte inferiore del monitor è data dal dettaglio, diciamo, di ogni soggetto. In questo caso, infatti, il dettaglio di ogni soggetto è molto, molto definito, molto preciso, mentre qui si tratta più di sagome, di silhouette, come possiamo vedere bene, ad esempio, nella sagomina della bimba o del bambino. Molto ampio e variegato anche l'assortimento di catene in acciaio che abbiamo introdotto nel catalogo di Hobby Perline. Si va dalla comune forzatina a catene con maglie un po' più elaborate, come possono essere la veneziana o la maglia marina. In questo caso, per esempio, appunto andiamo a vedere la catena forzatina con le maglie ovali. Queste le varie misure che potrete trovare in catalogo, dalla 2 mm fino ad arrivare poi a questa con la maglia più ampia che misura 10 mm. La misura che diamo della catena, diciamo, la misura che trovate espressa nella scheda del prodotto, è la misura della maglia, quindi nel caso degli ovali è una doppia misura, in questo caso sarebbe 10x8, è la misura della maglia esternamente. Poi, come saprete e potrete notare, man mano che la maglia è più grande, anche il filo che compone la maglia, lo spessore del filo metallico è più grande, più spesso. Altre catene che proprio non potevano mancare nel nostro assortimento sono le catene grumette. In questo caso si tratta di grumette piatta. E le catene roulò. Per queste tipologie di catene, la forzatina, la grumetta e la roulò, sono disponibili anche delle collane, cioè dei prodotti finiti, delle collane di 50 cm o 45 cm a seconda della tipologia, con il moschettone e l'anellino a chiudere il cerchio, diciamo. Andiamo ora a vedere quelle un po' più particolari, quelle che più ci incuriosiscono. Una catena molto particolare, ad esempio, può essere questa qui, che è una catena in cui vengono alternate delle palline di 6 mm. Le palline sono fermate lungo le maglie della catena attraverso l'utilizzo di questi anellini di congiunzione. Sempre di maglia alternata, ma questa volta piatta, una grumetta piatta con la maglia alternata, appunto, è questa qui, che alterna 3 maglie corte a una un po' più lunga. Nello specifico alterna una maglia da 8 mm a 3 maglie da 5.
molto particolari queste qui, che sono delle catene a maglia marina, in questo caso una maglia marina quadrata, e questa la vera e propria maglia marina. Una catena che di certo non poteva mancare nel nostro assortimento, aggiungendo le catene in acciaio, è la Cobra. La Cobra è disponibile sia con il filo tondo sia con il filo piatto. Questo è davvero un classico dell'acciaio. E insieme alla Cobra diverse maglie tessuto, come ad esempio questa, che è disponibile anche nella misura grande, e le catene veneziane. Questa, la sezione è quasi un quadrato per intenderci, e questa qui che alterna delle maglie con un filo rettangolare. Le ultime due catene che voglio mostrarvi sono, penso, fra le più particolari, sono questa qui con la maglia spiga e questa elegantissima e molto luminosa con la maglia twisted. Come avrete notato, il colore dell'acciaio è leggermente più scuro e forte rispetto al colore di un argentato piuttosto che di una catena in alluminio, ma questo proprio per peculiarità del metallo, insomma, è il suo colore. A dispetto della sua colorazione un po' più forte e intensa, un po' più dura rispetto a quella magari dell'alluminio o di un argentato, le catene in acciaio, così come tutti gli altri prodotti in lega d'acciaio, hanno la peculiarità di non ossidare mai, quindi di non cambiare colore col passare del tempo. Per cui i vostri bijou creati con questo materiale, creati quindi con i componenti e le catene in acciaio, manterranno la loro luminosità originale nel tempo. Come vi dicevo all'inizio del video, in precedenza abbiamo già fatto un video dedicato all'acciaio, si trattava della minuteria e dei componenti in acciaio, essenziali per lavorare poi con quest'altro genere di prodotti, per cui vi lasceremo nel box il link all'altro focus. Ciao, a presto!